Benvenuti su The Digital Wine, il podcast del vino digitale. La storia che voglio raccontarvi oggi riguarda una delle più grosse truffe, in termini di quantità di denaro, ai danni della comunità dei collezionisti di vini di pregio, i cosiddetti fine wines. Il tutto si svolge tra il 2003 e il 2008, per concludersi poi nel 2012. Ma andiamo con ordine. La sera del 25 aprile 2008, in un ristorante di New York chiamato Crew, la casa d'aste vinicola Ackermann & Condit stava vendendo all'asta una serie di bottiglie pregiate. A differenza della solita noia della maggior parte delle aste dei vini, le vendite di Acker erano piuttosto divertenti, festaiole. Era normale che si tenessero nei ristoranti e i vini più stravaganti e particolari venivano stappati e consumati nel corso delle serate, portando l'euforia ad un livello superiore. Il presidente, il 36enne John Capon, spesso si univa alla baldoria mentre brandiva il martello e il suo banchetto era sempre pieno di bicchieri di vino, vuoti naturalmente. Il vino aiutava a lubrificare il flusso di denaro. All'inizio dell'asta, due bottiglie di Dom Pérignon Rosé del 1959 erano state vendute per $42.350 l'una, stabilendo quindi un nuovo prezzo record per lo champagne. Nella lista di vini, quella notte, John Capon avrebbe dovuto vendere una collezione di vini consegnata da un suo amico, Rudy Kurniawan, un indonesiano di 31 anni che viveva a Los Angeles. Era soprannominato Dottor Conti per via della sua conoscenza del domaine della Romanée Conti. Kurniawan aveva iniziato ad acquistare enormi quantità di vini intorno al 2002-2003. A un certo punto sembra che spendesse fino ad $1 milione al mese. Nel 2006, in due aste, la Ackermann & Condit aveva venduto vini di proprietà di Kurniawan per un valore di $35 milioni. Nell'asta di quella sera di aprile aveva fatto mettere in vendita 268 bottiglie da tre stimati produttori della Borgogna, Domaine Arnaud Rousseau, il Domaine Georges Rounier e il Domaine Ponceau. Poco dopo l'inizio dell'asta, un uomo di nome Laurent Ponceau, il proprietario del Domaine, si sedette ad uno dei tavoli del ristorante. Aveva viaggiato fino a New York dalla Borgogna per impedire la vendita di tutte le 97 bottiglie di Ponceau in offerta quella notte, perché credeva che la maggior parte fossero contraffatte. Tra queste 97 c'era ad esempio un Ponceau Claude Laroche 1929, un Grand Cru che però il Domaine non produsse con la propria etichetta almeno fino al 1934. C'erano anche 38 bottiglie di un altro Grand Cru di Ponceau, il Clos Saint-Denis, delle annate dal 45 al 71, ma che in realtà la cantina aveva iniziato a produrre solo negli anni 80. Qualcosa quindi non andava. Sebbene Monsieur Ponceau e Mr. Capon avessero discusso telefonicamente delle bottiglie nei giorni precedenti la vendita, Ponceau non aveva detto che sarebbe venuto a New York. I vini dovevano essere venduti verso la metà della serata, ma poco prima che arrivasse il momento, Capon annunciò al pubblico che tutte le bottiglie di Ponceau erano state ritirate per un disguido. Un inviato di Wine Spectator raggiunse Kurniawan per un commento. «Noi facciamo del nostro meglio per fare le cose per bene», disse il collezionista indonesiano, «però è la Borgogna e a volte succede qualche stupidaggine». «Sometimes shit happens», queste erano le parole con cui rispose Kurniawan. Laurent Ponceau lasciò Crew quella notte, deciso a scoprire da dove provenissero quelle bottiglie, che lui era certo fossero false, visto che non erano mai state prodotte. La ricerca divenne una crociata di 4 anni, che lo avrebbe portato in tutto il mondo a parlare con collezionisti e partecipare come spettatore alle aste, e alla fine ebbe un incontro con un agente dell'FBI. L'8 marzo del 2012 Kurniawan venne arrestato dall'FBI nella sua casa di Arcadia, in California, vicino Los Angeles, e accusato di numerose frodi, in particolare in relazione al tentativo di vendita dei falsi Ponceau. Secondo i documenti del tribunale, quando gli agenti entrarono nella casa di Kurniawan, scoprirono una vera e propria fabbrica di contraffazione, con decine di imitazioni di bottiglie famose e migliaia di etichette false dei vini più prestigiosi della Borgogna e di Bordeaux. È il più grande caso di frode enologica nella storia
e probabilmente nelle cantine di qualche collezionista o in quelle di qualche casa d'asta ci sono ancora centinaia di bottiglie false provenienti dalle manipolazioni di Kurniawan. La questione dei vini falsi si era evidenziata qualche anno prima, nel 2005, con le cosiddette bottiglie di Thomas Jefferson, che erano sia alcune bottiglie che appartenevano a una frazione di un vecchio Bordeaux che un collezionista tedesco di nome Hardy Rodenstock sosteneva fossero appartenute al terzo presidente americano. Le bottiglie furono acquistate alla fine degli anni 80 da Bill Koch, che dopo aver appreso che erano quasi sicuramente false, fece causa a Rodenstock e lanciò una campagna multimilionaria per combattere quella che pensava fosse un'ondata di contraffazioni. A partire dall'inizio degli anni 2000, la domanda e i prezzi per i vini più rari, i cosiddetti fine wines, erano aumentati rapidamente ed aumentò di pari passo anche la vendita dei falsi. Nel solo 2000 le aste di vino in tutto il mondo avevano incassato 92 milioni di dollari. Nel 2010 quella cifra era di 478 milioni di dollari e oggi siamo intorno al miliardo. La frenesia agli acquisti è stata guidata in gran parte da giovani collezionisti negli Stati Uniti, che contrariamente ai tipi più compassati che una volta avevano dominato le scene del collezionismo, si distinguevano per una insaziabile capacità di acquisto e per l'entusiasmo di sfoggiare le loro bottiglie come un trofeo. Rudy Kurniawan diede una spinta anche più potente al mercato del collezionismo. Apparve per la prima volta sulla scena vinicola nei primi anni 2000 e diceva di appartenere ad una ricca famiglia cinese che proveniva dall'Indonesia. In un'intervista al Los Angeles Times nel 2006 spiegò che il suo era un cognome indonesiano che il suo defunto padre gli aveva dato per proteggere la sua identità. Disse che la sua famiglia aveva interessi commerciali sia in Indonesia che in Cina, però si rifiutò di dare altre spiegazioni. Kurniawan disse al Times che il suo primo bicchiere di vino buono l'aveva bevuto in un ristorante a San Francisco nel 2000. Era l'Opus One del 1995, un costoso vino rosso a base di Cabernet della Napa Valley. Contattò allora alcuni degli appassionati più ricchi della California meridionale e divenne frequentatore regolare in alcuni esclusivi gruppi di degustazione di Los Angeles. La cerchia comprendeva direttori aziendali, produttori di Hollywood, banchieri, e quindi c'era bisogno di un grosso conto in banca e di una cantina ben fornita per bere con questi personaggi. E Kurniawan, che indossava abiti di Hermès, possedeva una Ferrari, possedeva una Bentley, sembrava avere entrambi. E divenne noto per la sua straordinaria generosità. Nel 2007, ad esempio, aveva organizzato una festa per il 60° compleanno di sua madre al Melis, un elegante ristorante di Santa Monica. Affittò l'intero posto e fornì i vini della sua cantina, tra cui alcune Jeroboam di Chateau Petrus, uno dei più famosi Merlot di Pomerol a Bordeaux. È una bottiglia da 3 litri, quindi 4 bottiglie normali da 3 quarti. Prezzo medio di quella bottiglia, diciamo $15,000, e non era l'unica. John Capon, il presidente della casa d'aste da dove abbiamo iniziato la nostra storia, e Kurniawan si erano incontrati ad una cena a Los Angeles. Nell'ottobre del 2004, insieme ad alcuni conoscenti, avevano trascorso 4 giorni al Cru, che era diventato il posto simbolico per la nuova sfacciata cultura del vino che ormai aveva preso piede. Alla fine dell'ultima sera, il gruppo aveva consumato una fila di vini leggendari: Mouton Rothschild del 1945, un Jaboulet Hermitage La Chapelle del 1961, il Latache del 1971, il Romanée Conti del 1964, un Côte Rôti La Mouline del 1978, per un conto totale che un partecipante ha dichiarato fosse intorno ai $250,000. E Kurniawan pagò tutto con la sua American Express Black Card. Fece poi una curiosa richiesta al personale del ristorante. Chiese al personale di inviargli tutte le bottiglie vuote e fece la stessa richiesta nelle successive visite a Cru, e tra il 2004 e il 2006 gli furono sempre spedite tutte le confezioni di bottiglie vuote. Era diventato il collezionista di vino più prodigo del mondo, spendendo milioni di dollari alle aste e acquistando anche intere cantine private. Nel 2006, dopo aver contribuito a spingere i prezzi ad altezze così alte, Kurniawan iniziò a vendere. Nel gennaio di quell'anno, Acker Merrell organizzò un'asta dei vini di Kurniawan,
che fu chiamata The Cellar, la cantina. Furono venduti 1700 lotti quel fine settimana e portarono un totale di 10,6 milioni di dollari. A ottobre Acker tenne un'altra vendita, sempre di vini di Kurniawan, The Cellar 2, e incassò 24,7 milioni di dollari, battendo il record precedente. Queste due vendite, che includevano vini che non si erano praticamente mai visti nell'asta e in quantità sorprendenti, fecero saltare Acker ai vertici del mercato mondiale delle aste dei vini. Quindi anche la casa d'aste si stava arricchendo grazie all'attività di collezionista e venditore di Kurniawan. A detta di tutti, era un assaggiatore con una specie di memoria aromatica fotografica, come disse un suo amico. Mostrava inoltre un grande interesse per tutte le minuzie del vino, dettagli sul modo in cui l'etichetta di una cantina poteva essere cambiata nel corso dei decenni. Sebbene utilizzi solo due uve principali, il Pinot Nero per i vini rossi e lo Chardonnay per i bianchi, la Borgogna è una regione complicata. Ha una gerarchia a quattro livelli di vigneti, la proprietà delle vigne è suddivisa tra più cantine e molte cantine hanno gli stessi nomi di famiglia. Questo, unito alla scarsa qualità dei vini negli anni 70, ha portato i collezionisti americani a concentrarsi all'epoca principalmente su Bordeaux, e il critico Robert Parker definiva la Borgogna un campo minato. Grazie però ad una serie di buone annate, alcuni influenti sommelier e rivenditori e soprattutto le recensioni favorevoli del critico Alan Meadows, la Borgogna degli anni 2000 crebbe di popolarità. Un gruppo di appassionati di vino, tra cui il solito Kurniawan, fu colpito dai vecchi vini di Borgogna, vini degli anni 60, 50, anche più vecchi. Quindi l'inflazione dei prezzi per questi vini fu drammatica. Nel 1996 una bottiglia di Latache del 1962, che è un vigneto di 6 ettari di Pinot Noir a Vosnay-Romanée e in Borgogna, poteva essere acquistata per circa 400 dollari. 10 anni dopo si vendeva a 13.000 dollari. Alcuni appassionati di Borgogna non si accontentavano più semplicemente di bere i vini, ma volevano entrare nella Borgogna stessa. Acquistarono cantine e comprarono anche terreni, e i prezzi quindi lievitarono ancora di più. Nel 2006 Kurniawan investì in una società creata dall'enologo Etienne de Montille per finanziare le acquisizioni di questi vigneti. Secondo de Montille, Kurniawan ritardò per mesi il pagamento. Moret-Saint-Denis è un villaggio all'estremità settentrionale di quella che è conosciuta come la Côte d'Or, che racchiude la maggior parte dei vigneti migliori della Borgogna. C'è una chiesa, un paio di bistrò, un hotel e un monumento ai caduti delle due guerre. Per il resto la città è composta da case e cantine, tutte in varie tonalità di grigio. Il Domaine Ponceau, il secondo protagonista della nostra storia, è stato fondato nel 1872. Oggi produce 12 grandi vini cru su una collina, con una vista dominante sulla città e sulle pianure della Borgogna. L'uva raccolta ancora oggi a mano, posata in cassette di legno e poi trasportata nella cantina che si sviluppa su quattro livelli. La battaglia di Ponceau contro le frodi del vino iniziò da un'email ricevuta a metà aprile del 2008 da un avvocato ed enologo di New York di nome Doug Barsley, che voleva sapere quando Domaine Ponceau avesse iniziato a produrre vino dal Clos Saint-Denis, uno dei Grand Cru del Domaine. La risposta fu nel 1982. Quello infatti fu l'anno in cui un ricco proprietario parigino acquistò meno di un ettaro di vigneto a Clos Saint-Denis e chiese poi a Domaine Ponceau di coltivare la sua terra e produrre i suoi vini. Praticamente la mezza tria, ma è una pratica comune in Borgogna. Pertanto, quando Ponceau apprese da Barzelay che la casa d'aste Acker Merrell si stava preparando a vendere più di una dozzina di bottiglie di Clos Saint-Denis dal periodo 45-71 in un'asta a New York, rimase piuttosto sorpreso. Considerava la contraffazione un attacco al terroir e allo spirito della Borgogna e fu così che decise di prendere il primo aereo e andare a New York per assistere all'asta. Il giorno dopo l'asta a Cru, Ponceau pranzò con Kurniawan e chiese semplicemente dove avesse ottenuto tutti quanti quei vini.
Il collezionista gli disse che aveva comprato e venduto milioni di dollari di vino negli ultimi anni e che quindi non riusciva a ricordare bene, però avrebbe controllato i suoi registri quando sarebbe tornato a Los Angeles.